Come professori non dovremmo dire questa cosa, ma... A volte studiare l'italiano è proprio noioso. Ma c'è un modo più divertente per studiare l'italiano, cioè guardare i film. I nostri studenti ci hanno inviato una lista dei loro film preferiti e abbiamo selezionato una lista di 5 di quelli che secondo noi sono quelli migliori per imparare l'italiano. Abbiamo scelto quelli più facili da seguire, quelli che parlano della vita di tutti i giorni dell'Italia. E di amici e famiglie, che ovviamente sono i migliori per imparare l'italiano che userai nelle conversazioni di tutti i giorni. I film sulla fantascienza o i film giuridici possono essere molto belli, ma sono un po' meno utili per le conversazioni al bar. E visto che molti di questi film non li ho visti, ci siamo armati di popcorn e divano e li abbiamo visti tutti. Quante coppie si sfascerebbero se uno dei due guardasse nel cellulare dell'altro? Ma questo film racconta di una cena di amici durante la quale si inizia un gioco e quindi tutti mettono il cellulare sul tavolo e tutti quanti possono, anzi hanno accesso al cellulare degli altri, quindi chiamate, messaggi, mail, tutto deve essere apertamente letto o una telefonata deve essere in viva voce, mi pare. Ovviamente sembra un incubo, però più Si che un gioco. scoprono un sacco di segreti. Un sacco, proprio tanti segreti, e però non diciamo altro perché non No. vogliamo spoilerare, ma non si dice spoilerare, non vogliamo svelare il film. È proprio un bel film. Non per te. Mi ricordano un sacco noi e i nostri amici quando facciamo le cene, tipo il sabato sera. Sì, poi vabbè, non è che finisce così. No, infatti, quindi per questo è ancora più angosciante. Giallini è molto simpatico. Mi ricordo che dopo aver visto questo film abbiamo iniziato a vedere un sacco di cose con lui. Sì, anche perché lui è in tutti i film italiani. Molti. È quello giusto, il Sì, chirurgo? sì, 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 sì. è lui. Che ansia. Sì, perché poi praticamente si monta quest'ansia sempre di più, sempre di più, Che sempre alla fine sei tipo così. Questo film è perfetto per l'apprendimento perché si basa su una conversazione tra amici attorno al tavolo e quindi senti un sacco di modi di dire e alleni l'orecchio a capire una conversazione a una velocità normale tra amici. Lo sapevi che questo film è il film con più remake di sempre? no. Sì, tipo ci sono in un sacco di lingue hanno fatto. Vabbè, l'idea è fantastica, però Sì. è bella per un film, non per la realtà. No. Giochi così non li fate mai. No. Pericolosissimo. Pericolosissimo. 18 regali. Va bene. Questo è un regalo che mi ha fatto 19. Uno, il 19esimo, è quello che mi ha fatto Katie, facendomi vedere questo film, che è bello. Però mamma mia. È triste, però è bellissimo il film. Gli attori sono tutti bravi. Scusa. Allora, la donna incinta, malata di cancro terminale, prepara 18 affettuosi regali che la figlia non ancora nata riceverà per ogni compleanno fino alla maggiore età. Forse non sarà proprio leggerissimo, però piace molto agli studenti. Vabbè, ma è una cosa atroce. Sembra che... Cioè... Ok. È lo stesso attore di Perfetti Sconosciuti. È uno di quelli... Sì, è quello che fa il tassista, mi pare. Sì, vabbè, alla fine è stato carino. Poi anche questo è perfetto per imparare l'italiano perché si parla della vita di tutti i giorni in famiglia, quindi si possono imparare tante parole utili per parlare
di rapporti e sentimenti. Mi raccomando, fazzoletti a portata di mano. Popcorn e fazzoletti. 7 donne e un mistero. Questo Ah, film è molto particolare. scusami, hai saltato un film. Ah, Sì. quale? Il sole, sotto il sole di Amalfi. Come? Ah, hai ragione, è vero. Sotto il sole di Amalfi. Sì, un attimo. Sotto il sole di Amalfi. No. È proprio il tipo di film che piace a me. Ah, vabbè, vediamocela. Ma era in Sicilia 2 secondi fa. Non era in Sicilia. non lo so. Ma cosa ci sono? Non capisco. Però i panorami sono Sì, è tutto bellissimi. molto bello, Ti infatti fa secondo me è un venire. ottimo film muto. Ma scusa. Ha detto a loro che era in Sicilia. Ah, ma in realtà non lo era. Però visto che è successa un'emergenza, è uscita. A me piacciono questi film per imparare le lingue. Beh, perché, scusa, ma... Beh. Dai, torna, torna. Scusami, però, se io sto imparando una lingua, Sì. già sono concentratissima, è già abbastanza difficile cercare di capire cosa stanno dicendo. Quindi un film molto se bello, semplice, rilassante, così per me è perfetto. Poi ci sono luoghi bellissimi, c'è tutta la costiera amalfitana, è fantastico da vedere, da vedere, Sì. da vedere. No, ma poi è anche utile per imparare parole per i viaggi e Giusto, l'alloggio e giusto. anche chiacchierate tra amici in spiaggia. Vero? Ringraziamo tutti i nostri studenti che ci hanno dato una mano a creare questa fantastica lista di film da vedere. Ci avete dato l'imbarazzo della scelta. E grazie, ma non a quello che ha suggerito Sotto il sole di Amalfi. Ti vedo. Ma erano in più, due o Bravi, tre bravi. studenti. Grazie. No, grazie. Questo canale YouTube è nuovo, quindi se ti è piaciuto il video, iscriviti e suona la campanella, così riceverai notifiche quando ci sarà un nuovo video. In più ci dai una mano a crescere questo progetto. 7 donne e un mistero. Questo film è molto particolare, racconta di una casa con 7 donne come protagoniste, è un mistero, esattamente quello che dice il titolo. La particolarità è che si svolge tutto all'interno della casa e è molto teatrale come impostazione. Infatti è basato su una pièce teatrale Ah, sei francese. Ah, francese va. del 1958, penso. Oh, wow. Fantastico. Quello che È si dice sempre è sempre... sempre il maggiordomo. O il Sì. postino. Sì. Uno di due. In questo caso però sono tutte donne, quindi non... La maggiordoma. l'equivalente... lo so, bro. Lo so, però è proprio una cosa. La giovane è la stessa dei 18 regali, del film 18 regali. Sì. Ma è vero. Ma in Italia ci sono tipo Tre sei. attori. Sì. È ambientato negli anni 30, penso. Però le conversazioni sono moderne, quindi è un italiano moderno e anche lì sono a casa, in famiglia, quindi parlano di cose quotidiane. È una delle 7 donne, è una cantante famosissima italiana. Quale? Beh.
Non te lo posso dire. Qual è? Non lo sai. Sì, lo so. Il nome della cantante è Ornella Vanoni. Ah, ok, è tipo quiz. Allora, era quella la più grande? La Nella nonna. Bello, la nonna, ok. molto bello. Uno dei film preferiti di mia madre. Uno dei film che, diciamo, è un più anni 90 che abbia mai visto In realtà ho negli visto che ultimi anni. È è dell'anno 2000. del 2000. Sì. Però siamo lì. Però quindi negli 2000 eravamo proprio come gli anni 90. Cioè eravamo... Mamma mia, Un anno quanto è dopo, anni sì. 90 quelle giacche. Sì. Praticamente durante una gita turistica in Pullman, Rosa Balda, si dice così? Rosa Balda? No! Rosalba! Rosalba, casalinga di Pescara, viene dimenticata in un autogrill. Nel tentativo di tornare a casa, finisce invece a Venezia e decide di restarci per qualche tempo. Bello, quindi ci sarà anche tante belle scene di Venezia. È quello che ha fatto Perfetti Sconosciuti poi, che aveva la barba. Sì. Secondo me lì sì. Può Sì. essere. È un film molto bello che ha vinto tantissimi premi meritati ed è utilissimo per imparare l'italiano quotidiano riguardo viaggi, alloggi. Anche relazioni con amici, persone, sconosciuti, tutti. E poi è ambientato a Venezia, quindi quando lo guardi puoi andare anche tu a Venezia o tornarci senza i turisti poi. Comodo, molto comodo. Sì. Sappiamo che i film italiani non sono sempre facili da seguire, nonostante siano un ottimo modo per imparare l'italiano. Non ti scoraggiare, tieni a mente che questi film sono comunque fatti per i madrelingua che hanno passato centinaia di migliaia di ore ad ascoltare l'italiano. Quindi se non capisci tanto è totalmente normale. E quindi abbiamo preparato un articolo con consigli su come utilizzare i film per imparare l'italiano. E non solo, troverai anche tantissimi altri film da vedere. E consigli su come utilizzare i sottotitoli. Clicca il link in descrizione per andare a leggere l'articolo. Adesso tocca a te. Conosci altri film con conversazioni quotidiane che possono essere utili per chi sta imparando l'italiano? Condividili con tutti nei commenti. Ciao! Ciao!